La Barletta ha inizio questa corsa del nostro mezzogiorno. 88 partenti, 1075 km di percorso. Molfetta, 5 fuggiaschi. Fugge ansimando la vaporiera, ansimando la carovana varca il ponte di Bitonto. Percorre tra l'argento degli ulivi, regioni di una bellezza ignota, quasi sacra. È la seconda tappa. La prima l'aveva vinta lo svizzero Rossi, questa la vincerà Bernardi in volata. Terza tappa, terzo vincitore. In volata anche lui Frosini a Lecce. Rivincerà Bernardi a Taranto in un volatone di 36, ma Tonini, maglia bianca da Lecce, lo sarà sino alla fine, secondato dal suo scudiero Barozzi. Taranto, Matera, tappa della pioggia. Se la conquista un solitario, Gallotta. E adesso vogliamo fare più stretta conoscenza con un ridente ragazzino, Mancini, marchigiano, 18 anni, pedala come andasse al primo appuntamento con la ragazza. Nella tappa di Taranto aveva tentato il gran colpo, stavolta ce la farà. Arduino gli tiene compagnia, ma lui si accaparra alla volata. Bello a 18 anni sentirsi gridare evviva! Tonini amministra la maglia bianca da diplomatico e sebbene a Foggia sia primo Ridolfi, a Tonini vanno le congratulazioni del presidente dell'Unione Velocipedistica Italiana che dà il via all'ultima tappa. Frosini ce la mette tutta. Vince bene chi vince l'ultimo e a Barletta vince lui. Avrà feste, complimenti e applausi cari al suo cuore. Ma vincitore del giro rimane Tonini.